Alinate e malpensa notizie e dubbi ormai volano al posto degli aerei e la facile previsione è che nei due aeroporti possa decollare una nuova fase di lotta sindacale più aspra. Scioperi selvaggi che potrebbero causare disagi già da domani. I dipendenti sono preoccupati perché secondo indiscrezioni pubblicate dal quotidiano Il Messaggero ma smentite dalla società sarebbe già pronto il piano di smantellamento di SEA Handling prevede il taglio di 739 dipendenti sugli attuali 2392 a tempo pieno, la nascita di una nuova società, la rinegoziazione al ribasso del 10% dei contratti di lavoro per i riassorbiti, la riduzione dei servizi forniti e la vendita a Menzies Aviation attraverso trattativa in esclusiva senza alcun bando pubblico, un piano ritenuto possibile come alternativa al sicuro fallimento che sarebbe causato dal rigetto da parte della Commissione Europea della richiesta di sospensiva e dunque dall'obbligo di dare corso alla restituzione a SEA SPA dei 359 milioni 644 mila euro più interessi ricevuti tra il 2002 e il 2010. Il sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, ha incontrato i sindacati di base a Palazzo Marino. Intorno al tavolo, oltre al comune, primo azionista della società, anche i rappresentanti del socio privato, il fondo F2I, guidato da Vito Gamberale, i rappresentanti di USB, Fly, UGL e Cube. I nostri timori sono molteplici. Uno è la richiesta che continuiamo a fare da mesi che la SEA, deve rimanere, la SEA deve rimanere dentro il perimetro di SEA, cioè la società SEA non deve essere data a terzi, non deve essere venduta. Da queste indiscrezioni di stampa che sono uscite sul Messaggero tre giorni fa. Chiediamo se queste notizie sono vere o sono infondate, se sono infondate SEA e Palazzo Marino devono uscire il comunicato dicendo che sono notizie assolutamente infondate perché si prevede 739 esuberi, 200 in mobilità, quindi quasi un dimezzamento di Sandley che conta 2300 unità arriverebbe a 1100 unità.